È una squadra del Crotone che crede fortemente e completamente nei suoi mezzi. La dimostrazione è stata amplificata dalla prova profusa a Vicenza che ha fruttato 3 punti pesantissimi e quasi la matematica salvezza, facendo in modo, e da adesso per cortesia, che nessuno si azzardi a parlare di playoff, un obiettivo difficilissimo da conquistare, non essendo nella mentalità di chi fino ad ora ha lottato per riconsegnare a tutti noi ancora un anno di Serie B. Un campionato importantissimo che il Crotone merita di disputare ancora per un anno e per anni ancora. Ne siamo tutti convinti, forse non tutti. La ribalta e l'eco che questo genere di competizione riverbera sulla nostra città è così poco considerato dagli esperti di calcio che tuttora non riusciamo a farcene una ragione. Il nostro cruccio, e non solo il nostro, è riconducibile a quel nostro pensiero positivo che spesso non riscontriamo nella gente, compresi gli addetti ai lavori, comprensibilmente predisposti alla difesa e poco inclini a guardare avanti per paura di sbagliare. Ma l'essenziale a 4 gare dal termine, con ancora 2 da giocare all'uscita, è l'aver raggiunto l'obiettivo. E poi, come tutti o quasi affermano, vedremo. Noi aspettiamo, sempre però fedeli alla stessa opinione di sempre. Ma siamo stati molto bravi e molto attenti. Peccato, potevamo soffrire di meno, perché siamo andati 3 volte davanti alla porta e comunque Allora, una partita Presidente, grandissima del Crotone. il Torino ha pareggiato in casa con il Pescara 1-1 e con il Piacenza, le chiedo scusa, con 1-1, il Pescara avendo vinto fuori casa si mette a 1 punto dai playoff, il Crotone raggiunge il Livorno e si mette a 3 punti dai playoff. Voglio dire, lei ritiene che un incoraggiamento alla squadra e ai tifosi per pensare a qualcosa di più gliela possiamo mettere adesso? Sì, anche per rilanciare l'entusiasmo, voglio Sì, ma dire, no? quando raggiungi la salvezza, poi no, come abbiamo sempre detto, quello che viene in più è sempre ben accesso. Ormai è chiaro che in casa col Novara sabato avere il lecce uscita pieno e trascinare questi ragazzi che se lo meritano, quindi diciamo attenderli adesso a Crotone, ripeto, fargli un'adeguata accoglienza nella partita contro il Novara sarebbe giusto per ringraziare i ragazzi di una stagione che va incorniciata anche questa. E come dici tu, che è la speranza di tutti, è chiaro che battendo il Novara si può pensare a qualcos'altro, è chiaro. Battendo il Voglio Novara a quel punto 53 punti, sei più che salvo, ti giochi le ultime 3 partite con la tranquillità e la serenità di chi ha fatto un grande campionato. E quindi quello che ti viene in più è ben accesso, no? Sognare, lo abbiamo sempre detto. Prima o poi il Crotone qualche soddisfazione più grossa ai tifosi la regalerà, secondo me. E comunque, dando ragione al nostro presidente, vogliamo ricordare che è un sogno che dura da 2 anni. L'anno scorso abbiamo fallito i playoff con Mister Lerda per pochi punti. Albino Leffe Regina è stata sospesa sul risultato di 1-0 per impraticabilità di campo. Ascoli Frosinone 3-1, Cittadella Modena 1-1, Grosseto Triestina 2-0, a Portogruaro Pescara 2, Portogruaro 1, Sassuolo Empoli 1-0, Torino Piacenza 1-1, Varese Padova 0-0, a Vicenza Crotone 2, Vicenza 1, Livorno Atalanta 2-1 giocata venerdì sera, Novara Siena si gioca alle 12:30 di domenica. Vediamo la classifica. La comanda il Siena con 72 punti ed una partita in meno. Atalanta 71, a 61 c'è il Varese, a 60 il Novara, a 53 la Regina insieme al Torino. Qui si ferma la zona playoff. Pescara 52, 50 punti per Padova, Livorno e Crotone, 49 per Empoli e Vicenza, 48 per Modena e Grosseto. A 45 punti troviamo il Sassuolo, 44 punti ne ha il Cittadella, 43 l'Albino Leffe e l'Ascoli insieme al Piacenza. Portogruaro 40, Triestina 37, Frosinone 35.